Tu leggesti, io mi sono segnata queste poesie in forma di laude, direi, dove tu ti rivolgi al Signore. Questa che trovo meravigliosa e attualissima, e poi anche quella in cui ti rivolgi alla Vergine Maria. Cioè, questa. Ed è la prima Vabbè, questa è stata scritta prima della guerra in Ucraina, però è molto attuale. Pietà, Signore, per tutti gli ordigni che in nome del progresso ha costruito l'uomo, fra tutti gli animali il più rabbioso, imperatore della sua impotenza, che ricorre alla guerra per imporre la sua supremazia su un cumulo di morti e di macerie. Pietà, Signore, di quanti invocando il nome tuo massacrano, violentano e stuprano, dei tanti trafficanti che non si fanno scrupolo di riempire il nostro mare biblico di folle di emigranti che sognano un approdo sopra le nostre rive, sperando in qualche briciola del nostro fresco pane quotidiano. Abbi pietà, Signore, dei tanti disperati senza avvenire e senza un focolare che scappano da luoghi devastati dall'odio fratricida e dall'intolleranza, dove i capestri, i coltelli, i Kalashnikov non risparmiano vecchie donne inermi in nome di un Dio complice, più mostruoso di quelli che l'implorano. Pietà, Signore, dei tanti bambini che succhiano affamati le svuotate mammelle delle madri e bagnano di lacrime le mosche che punzecchiano i loro corpi smunti, che la televisione proprio all'ora di pranzo ogni giorno propina a noi ricchi e buloni, guastandoci lo stomaco. Pietà di me, Signore, con questa voglia insana di trasformare il mondo, di eternare il mio nome nei secoli dei secoli, con le ossa e la memoria ormai tarlate, così indifeso e piccolo, e col ventre sazio e le babucce calde, ti scongiuro di venire in aiuto dei tanti bisognosi, perché io tutto preso dai miei sogni di gloria non ho il tempo per farlo. Pietà, Signore, stasera volentieri mi squarcerei il petto per vedere com'è fatto il tessuto del mio cuore.